Gli allievi delle classi quarte A e B dell'Istituto Tecnico Industriale di Chieti Luigi di Savoia sono i vincitori del primo premio del concorso per il progetto grafico del nuovo manifesto della Camera di Commercio di Chieti, promosso dall'ente camerale d'intesa con l'ufficio scolastico provinciale e che ha visto la partecipazione di 14 istituti superiori nell'ambito del progetto Alternanza Scuola-Lavoro. Il progetto grafico, che ha consentito al team coordinato dal professor Collasante di aggiudicarsi l'assegno da 6.000 euro di borse premio ai ragazzi e dotazioni didattiche all'istituto, si intitola Una camera che ti riguarda da vicino e verrà utilizzato dalla Camera di Commercio per gli scopi istituzionali. Ma il legame tra l'ente camerale e il mondo dell'istruzione nel territorio è stato rafforzato nell'ambito dell'intero progetto anche dall'approfondimento alla base degli elaborati grafici del ruolo e delle funzioni che svolge la Camera di Commercio. Noi abbiamo iniziato questo colloquio con le scuole perché vogliamo far capire all'alunno che cos'è la Camera di Commercio. Cioè la Camera di Commercio è un'azienda di sviluppo a favore di tutte le categorie produttive. In tal senso i ragazzi debbono essere informati e partecipare, vogliamo la loro partecipazione. Abbiamo iniziato con il manifesto della Camera di Commercio. È stata un'attività che ha riscosso grosso entusiasmo e anche con grande abilità hanno partecipato. Quindi speriamo che le cose possano proseguire al meglio. Il secondo premio di 4.000 euro è stato assegnato al gruppo di allievi della Quinta A del corso Arte dei Metalli e Oreficeria dell'Istituto d'Arte Nicola da Guardiagrele di Chieti per il progetto grafico Crescita e Sviluppo, Figli della Tradizione. 2.000 euro per il terzo manifesto classificato, Ieri e Oggi per il Futuro, elaborato dagli studenti della terza BL dell'Istituto d'Arte Pudente di Vasto.